Elia Viviani ha vinto la 10ª tappa della Vuelta, 177 km da Salamanca a Firmosele. Il 29enne veronese della Quickstep ha vinto nettamente davanti a Peter Sagan due centri in questa Vuelta, 17 in stagione. Terzo Nizzolo. Simon Yates GB, Mitchelton Scott ha conservato la maglia rossa. Da segnalare la caduta e il ritiro di Simone Petillio a Emirates. Mercoledì 11esima tappa, 208 km da Mombui a Ribeira Sacra. Lui entra. La Vuelta si conclude domenica 16 settembre a Madrid. Meno desktop minore di spent class uguale notification / spangioia Viviani o altre tre volate, ma prima. Gazzetta Cherix Link copia embed copiati potrebbero interessare anche security warning please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information. Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clicca qui. Accetto Viviani bis. Il successo del campione italiano è arrivato a termine di una frazione prevalentemente pianeggiante, animata dalla fuga di Jesus Ezguerra e Thiago Machado. I due corridori sono arrivati a guadagnare quasi 4 minuti sul gruppo della maglia rossa Simon Yates. La loro azione si è esaurita nel finale sotto il forcing delle squadre dei velocisti. Decisiva la spinta della Bora Hansgrohe e dell'iridato Peter Sagan sull'unica ascesa di giornata e meno 30 dal traguardo. Ripresi i due attaccanti, ha tentato la sorte Diego Rubio con un contropiede controllato ed annullato a 22 km dalla conclusione. L'arrivo in volata ha visto sorridere nuovamente Viviani, uscito allo scoperto negli ultimi 100 metri e divenuto imprendibile anche per Sagan. Desktop minore di spent class uguale notification / spanario tra Vuelta e Mondiale così preparerò Innsbruck Gazzetta Cherix Link copia embed copiati potrebbero interessare anche security warning please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information. Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clicca qui. Accetto classifica generale. Non si registrano importanti cambiamenti nella generale. Simon Yates resta leader. Di seguito la classifica.